Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo qua e aggiungerei stoicamente, visto che è un giorno particolarmente freddo, c'è un sacco di vento, per celebrare il 21 novembre, che è la festa nazionale dell'albero. Niente, vogliamo che questo diventi una ricorrenza per il nostro comune. Allora, innanzitutto ringrazio Legambiente perché ci ha fatto dono a noi e a tutti i comuni della Costa degli Etruschi di due alberi, una quercia ed un cipresso, ai quali abbiamo agganciato un simbolismo, ma sarà dopo il nostro vice sindaco Fabio Malossi che vi racconterà un po'. Allora, io ci tengo a dire qualcosa, a sottolineare quanto la protezione del suolo, la protezione dell'ambiente, diciamo la qualità dell'aria siano indissolubilmente legate al benessere dei cittadini, al benessere degli esseri umani. Quindi questo vuole essere innanzitutto un messaggio di rispetto verso il nostro ambiente. E diciamo che la nostra amministrazione sta portando avanti diverse iniziative, diversi progetti volti proprio a questo, al rispetto ambientale. Inoltre, e poi passo la parola a Fabio, voglio anche sottolineare quanto il legame bambino-albero sia davvero molto importante, perché diciamo i bambini, anch'io fin da piccola con mio fratello, quando siamo arrivati a una certa età, 6-7 anni, ricordo che abbiamo quasi costretto nostro nonno a costruirci sull'albero un capanno, no? E quindi ci passavamo molte giornate. Qualcosa, secondo me, di istintuale per un bambino, no? Legarsi a un albero, quindi con tutte quelle cose che poi fai di bello, di misterioso, no? con la natura. Quindi anche questo, preservare questo bellissimo rapporto che c'è fra i bambini e la natura, i bambini e gli alberi. Niente, passo a questo punto la parola a Fabio, il nostro vice sindaco. Allora, grazie Claudia, mi appoggio alle tue parole per sottolineare quanto abbiamo accettato volentieri l'appello di Legambiente per appunto festeggiare oggi nella giornata dell'albero la natura e fare la piantumazione di una quercia e di un cipresso. Oggi ci sarebbe piaciuto che qui con noi ci fossero tutti i nostri ragazzi, le nostre scuole. Purtroppo questo non è possibile e questo video è proprio preparato per i nostri ragazzi. Lo faremo girare nelle scuole per sensibilizzare i più giovani al rispetto della natura e all'amore per il verde. Su di questo diciamo che non abbiamo grossi dubbi, sono le nuove generazioni appunto che hanno questo spirito green e è giusto che lo abbiano e che pretendano dalla nostra generazione che gli lasciamo un'eredità migliore di quella che è attualmente. C'è una bella frase che dice che noi non riceviamo la terra dai nostri genitori, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli, per cui è giusto che pretendano le nuove generazioni da parte nostra un approccio diverso alla natura. Ora un ragazzo che ascolta questo video mi potrebbe domandare che cosa posso fare io di concreto. Sono solo un ragazzo, è possibile invece fare tantissimo. La nostra amministrazione, come diceva Claudia, ha in progetto molte operazioni che vanno in questa direzione. Una di queste partirà a brevissimo, il 14 dicembre. Si tratta della raccolta raccolta differenziata con il porta a porta. Ecco, i ragazzi possono fare molto in questo senso. A volte i genitori sono sempre di fretta e magari non stanno più di tanto attenti a dove e come gettare l'immondizia. Ecco, i ragazzi potrebbero sostenere in questo
transizione di abitudini, i genitori e soprattutto anche magari le persone più anziane, indicando come e dove gettare i nostri rifiuti. Vogliamo utilizzare questo giorno per creare un appuntamento fisso negli anni e in particolare oggi piantiamo un cipresso e una quercia, simbolo di ricordo e speranza, anche per le vittime della pandemia. Faremo un attimo di silenzio in loro memoria e invitiamo voi ragazzi, mentre ascoltate questo messaggio nelle classi, a fare altrettanto. Un'ultima cosa prima di salutarvi, adesso vedrete che oltre alle piantine verranno messe anche due bacheche, una accanto al cipresso e una accanto alla quercia. In queste due bacheche ci sarà scritto il ricordo delle persone di Casale che ci hanno lasciato in questi anni, mentre nell'altra bacheca, quella accanto alla quercia, verranno elencati i nuovi nati. Questo sarà una ricorrenza che tutti gli anni faremo e vi diamo appuntamento per il prossimo 21 novembre per essere qui con noi, anzi farete voi il lavoro che adesso farà il nostro operaio, per cui il prossimo anno vi diamo appuntamento e vi aspettiamo per piantare due nuove erberelli.